Bentornati alla notizia di Grande Fratello VIP. Oggi con le ultime notizie lì che. Luca Salatino rischia di finire al centro di una vera e propria bomba di gossip, spuntano alcuni messaggi sospetti prima del GF. In questa nuova edizione del Grande Fratello VIP c'è un concorrente che sta facendo discutere in modo particolare. Nel dettaglio, si tratta di Luca Salatino che nella casa più spiata d'Italia è da settimane alle prese con momenti molto difficili. L'ex tronista è spesso vittima della malinconia e delle lacrime che ne stanno segnando il percorso. Anche in prima serata, il GFino non ha nascosto le difficoltà e più volte ha rivelato di sentire la mancanza della fidanzata Soraya. I due si sono conosciuti durante Uomini e Donne e dopo mesi di corteggiamento, la Cerruti ha conquistato il cuore di Luca. L'ex tronista nello studio di Maria De Filippi ha però fatto un altro incontro molto speciale, ovvero quello con Matteo Ranieri. I due hanno legato molto ed il loro rapporto per settimane è stato al centro del gossip fino ad una presunta lite su cui ha voluto fare chiarezza Matteo in queste ore. Luca Salatino, la verità di Matteo, accordo prima del GF, Luca e Matteo hanno discorso diversi mesi insieme sia in studio che dietro le quinte, i due hanno condiviso un appartamento a Roma messo a disposizione dalla redazione. In questo modo tra di loro si è creato un forte legame di amicizia che ha fatto anche molto rumore. In estate infatti i due non si sono più visti insieme ed in molti hanno ipotizzato una lite a causa della scelta di Luca di prendere parte proprio al GF VIP. Un argomento che Matteo ha deciso finalmente di affrontare nel corso di una recente intervista ai microfoni di Mondo TV 24. A tal proposito ha rivelato, fino a poco tempo fa pativo l'argomento e ho sempre cercato di evitarlo. L'amicizia con Luca non è finita. Abbiamo litigato? Sì, abbiamo discusso ma ci siamo sentiti qualche giorno prima del Grande Fratello. L'ex tronista ha inoltre voluto specificare, ci siamo detti che avremmo parlato quando sarebbe uscito dalla casa e così sarà. Lo sto aspettando. A quanto pare quindi il rapporto non è ancora del tutto irrecuperabile ed i due avranno modo senza dubbio di confrontarsi. Queste parole non chiariscono però il motivo dietro la discussione e se davvero tutto è legato proprio al GF. Per settimane si è infatti parlato anche dell'interesse di Matteo nei confronti del noto reality di casa Mediaset. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.